Cari amici, rieccoci, bentornati. Me l'aveva promesso, è tornata a trovarci Veronica Petrelli, imprenditrice, ma questa sera in veste di consigliere dell'ADMC Confindustria Cuneo. Ben Cambiato arrivata. Cappello, Cambiato. grazie. Ci racconti un po', per far conoscere meglio ai nostri cari telespettatori, di cosa si occupa il vostro gruppo? Sì, il nostro si chiama ADMC, che sta per Dirigenti Marketing, Commerciali e Comunicatori d'Impresa. È un club interno a Confindustria Cuneo. E quello che fa è sono un insieme di cose, ovvero creiamo sia eventi formativi, quindi corsi con diversi relatori, piuttosto che visite aziendali, che sono sempre molto, molto richieste e molto quotate, ecco. E poi, oltre al semplice, che però è anche molto importante, networking, quindi conoscere i dirigenti commerciali, i comunicatori commerciali di diverse imprese. Quindi ci troviamo anche per cose un po' più ludiche, tipo cene, ritrovi per cioè, appunto. Almeno uno si conosce anche un po' meglio, esatto, alla fine, esatto. No? Ecco, il gruppo ADMC esiste in tutte le Confindustrie nazionali? Quindi ogni territoriale ha il proprio gruppo ADMC oppure è solo una cosa cuneese? Sì, ecco, no, come? Diciamo che inizialmente il gruppo si chiamava CDVM e in realtà esiste ancora su Cuneo. Noi facciamo parte appunto di quello interno a Confindustria, quindi seguito da Confindustria, sì. Ma collaboriamo anche con il CDVM di Torino, di Confindustria Torino. E quindi creiamo anche queste sinergie tra diverse territoriali che è un arricchimento poi, certo. Alla fine, perché conosci insomma dei colleghi che fanno un po' il tuo stesso mestiere, magari insomma di altri. Sì, comunque le aziende sono talmente tante che alla fine trovare proprio quelli che fanno la stessa cosa è sempre un po' difficile, certo. O comunque che abbiano specificità uguali. Certo. Ecco, chi sono gli associati? Perché magari lo diamo per scontato, però non tutti lo sanno. Sì. Gli associati sono appunto dirigenti marketing, commerciali o comunicatori di imprese che possono essere ovviamente associate sia a Confindustria, sì, quindi come soci, sì, ufficiali, ma ci sono anche degli aggregati che non sono, quindi non sono iscritti non a bisogna Confindustria. Essere necessariamente imprenditori? No, imprenditori no, mm-hmm. Esatto, perché il dirigente marketing non deve per forza ricoprire quel ruolo, esatto, nell'impresa che però deve essere iscritta alla, esatto, Confindustria di, esatto, riferimento. Sì, e quindi, okay, ci sono infatti numerosissimi commerciali, appunto certo, direttori marketing, ad esempio c'è il direttore marketing di Biraghi, poi ci sono dei marketing di Unifarma, aziende di diversi settori, certo, che si occupano appunto di, però diciamo l'ambito deve essere quello, il marketing e il commerciale. Certo, quali sono, dicevi prima appunto che ci sono appunto degli eventi anche magari un pochino più ludici che organizzate, sì, però ci sono degli eventi che organizzate magari per far capire meglio quello che fate, quello di cui vi occupate, ecco. Ma nello specifico cosa facciamo? No, perché ogni volta, all'incirca facciamo un evento al mese, un mese e mezzo. Però sono sempre incentrati sul tema, quindi, mm-hmm, sempre incentrati sul tema commerciale, marketing, quindi ad esempio per quanto riguarda le visite aziendali sono comunque visite aziendali che possono interessare ovviamente anche altri settori, mm-hmm, quindi chiunque può far parte di questo club, che diciamo che un po' più specifici sono gli eventi, i corsi formativi, che, mm-hmm, quindi sono più attinenti al, certo, al ruolo che si... Organizzate anche dei convegni, magari non so, aperti al pubblico o cose di questo genere? Sì, è capitato, anche perché appunto quando facciamo degli eventi importanti insieme sempre a Confindustria, è Confindustria stessa che ci aiuta a pubblicizzarlo e fare arrivare anche gente al di fuori. Adesso non mi ricordo nello specifico, ma ci sono stati dei corsi in cui sono stati invitati anche ragazzi della scuola, dell'università di economia, piuttosto che, certo, altre quindi università. Quindi anche insomma l'unione col mondo delle scuole, esatto, con il mondo accademico, che è una cosa importante, sì, assolutamente, sì, quando, sì, parliamo, sì, poi di ragazzi. So che poi Confindustria Cuneo, anche il gruppo giovani di Confindustria Cuneo, di cui abbiamo avuto, esatto, credo qui a Sfida Vincente negli anni tutti gli esponenti, che saluto perché so che poi ci seguono, c'è molto connubio tra Confindustria e scuola, no? Sì, e poi il sì, progetto, sì, scuola, sì, e questo credo che sia molto importante, perché bisogna partire insomma da quando i ragazzi sono ancora bambini sostanzialmente, certo, per fargli capire certi concetti, quindi formarli nel modo corretto. Certo. Ogni tanto lo diciamo a Sfida Vincente, anche se, cari amici, lo sapete che Sfida Vincente è un programma che deve dare ottimismo e speranza, questo è proprio il fil rouge della nostra trasmissione televisiva, e raccontare proprio le belle realtà che abbiamo, non solo qui a Torino, non solo a Cuneo, non solo in Piemonte, ma insomma ci estendiamo a livello nazionale. Purtroppo però bisogna dire, perché bisogna essere anche un po' come dire, realisti, realisti e concreti,
avanti questa crisi iniziata nel 2008, insomma siamo nel 2018, quindi sono 10 anni che le nostre imprese per un motivo o per un altro motivo hanno risentito un po' di questa crisi. Io ho iniziato in piena crisi a lavorare. Tu hai iniziato in piena crisi perché ci hai raccontato quando sei stata con noi un po' di settimane fa che sono 8 anni, quindi hai proprio iniziato questa crisi. Sì, ho iniziato proprio nella crisi. Infatti piccolo. Quando dico a mio padre, ma c'è un sacco da lavorare, lui mi dice, sì, tu non sai cosa vuol dire quando c'era veramente lavoro. ecco, quindi insomma questa crisi ne stiamo uscendo, insomma ce l'auguriamo assolutamente, sì. Perché le piccole e medie imprese sono il futuro del nostro paese, per cui forza. Dobbiamo uscire per forza. E, ecco, però dal tuo punto di vista, essendo donna di marketing, di comunicazione, donna commerciale, tra virgolette, è cambiato il modo di comunicare in questi anni? Cioè da quando tu hai iniziato a lavorare 8 anni fa ad oggi, cosa è cambiato nella comunicazione, proprio legata anche al panorama poi economico-sociale nel quale le imprese sono inserite? Beh, innanzitutto il mondo social, cioè è stato proprio una rivoluzione. Un'escalation, sì, del mondo social. Infatti, vabbè, adesso, visto che stiamo parlando del nostro club, il nostro presidente è Giorgio Proglio della ZB e lui lavora proprio nel mondo social, quindi fa anche corsi formativi e questo è proprio il modo è ciò che di più è, cioè ciò che è maggiormente cambiato, perché comunque le aziende iniziano a comunicare, a fare pubblicità nel mondo social, quindi bisogna stare al passo. Anche se, perché il mio mestiere, ovviamente il cartaceo rimarrà, non andrà mai a scomparire del tutto, ma certo. Questo è sicuramente ciò che è cambiato maggiormente. Ha accorciato anche un po' le distanze, esatto. No? Quindi magari i concetti che prima ci voleva molto più tempo per far arrivare, col social è tutto più immediato. Sì, anche se Giorgio sicuramente saprebbe spiegarlo meglio di me, un conto è andare su tutti, un conto è andare sul clienti mirati, ed è per questo che ci sono appunto degli studi che fanno quello di mestiere, perché comunque sì, è importante andare sulla qualunque, ma l'azienda che vende, diciamo, cioccolato, per dire, è ovvio che si dovrà rivolgere magari prettamente a determinate categorie, quindi certo, è importante anche quello nella comunicazione. Assolutamente, ricordo una cosa che mi hai detto quando sei stata qui a Sfida Vincente un po' di settimane fa, e che insomma voi vedete un po', tornando un attimo un secondo col cappello da imprenditrice, le altre imprese che fanno il vostro stesso mestiere non come concorrenti, ma insomma come aziende con cui poter collaborare. Certo. Ecco, trasportando questo sul gruppo ADMC di Confindustria Cuneo, le imprese che poi fanno marketing e comunicazione, comunque coloro che sono i responsabili, che fanno questo di mestiere giornalmente nella loro vita, fanno squadra fra di loro, quindi questo voler collaborare lo trovi anche poi nel gruppo? Sì, anche perché questi gruppi servono poi a quello, a accorciare quello che dicevi prima tu, le distanze, quindi io che magari avrei avuto difficoltà ad arrivare a contattare ad esempio l'azienda Unifarma, in questo modo non solo la conosco, ma conosco la persona, ma si crea un bel rapporto, è anche un rapporto stretto che è di fiducia, che non per forza dovrà sfociare nella collaborazione lavorativa, perché non è detto che tutte le aziende siano compatibili. Certo. Però sicuramente sono conoscenze, tutta una rete di contatti che è fondamentale. Perché poi alla fine, se poi c'è qualcosa da fare, magari vi conoscete già ed è anche più semplice, esatto. Poi, se avete già un rapporto personale, intraprendere un rapporto professionale. O a volte anche solo chiedere un consiglio, no? Certo. Tu, magari io devo promuovere un determinato prodotto, tu magari ne hai uno completamente diverso, ma ti chiedo tu come hai fatto con quello, poi magari qualcosa. Un po' di spunti, un po' di... Ed è per quello che le visite aziendali sono sempre molto interessanti, perché anche se si vanno a vedere settori completamente diversi, ad esempio qualche settimana fa siamo andati in Ducati a Bologna. Meraviglia. A visitarla, anche se magari sono cose che non c'entrano niente, però qualcosa di attinente alla tua azienda riesci a capirla, a catturarlo, assolutamente. Sì. Sai che Veronica, Sfida Vincente, sono molti giovani che ci seguono, no? Oltre alle persone un pochino più, insomma, gli adulti, certo. Ma sono molti giovani, poi soprattutto essendo sui social, insomma, ormai dicevamo prima, i social da padrone, quindi è pieno di giovani. Che consiglio vorresti dare a questi giovani che ti stanno
stanno ascoltando, che magari non hanno tantissimi anni in meno di te perché sei giovanissima, certo, pure tu, però tu comunque hai già un'esperienza lavorativa alle spalle di quasi una decina di anni, per riuscire a lavorare bene in quello che non solo il tuo settore merceologico, sì, lavorativo, ma come donna di marketing e di comunicazione, sì, che consiglio vorresti? Ma allora sicuramente pillola di saggezza sicuramente il vabbè, è un po' più concreto, ma questo è per parlare più direttamente ai ragazzi, il discorso delle lingue, farsi delle esperienze all'estero. Uno, per imparare la lingua stessa. Due, per creare anche una rete di contatti, certo, e conoscenze, capire il modo in cui ci si deve interfacciare con le persone di diverse età, di diverse tipologie. E sono tutte poi esperienze che uno si può portare a casa, quindi è importantissimo sia la lingua che il sapersi adattare, perché poi nel lavoro è fondamentale adattarsi, sì, sì. Qualsiasi lavoro capacità si faccia, capacità di adattamento, l'umiltà, perché comunque bisogna iniziare sempre a testa bassa, come la famosa gavetta, che poi ogni tanto sembra che questo concetto si sia un po' perso, sì, no? Si dice gavetta, che, no? Io continuo a chiamarlo gavetta, però in realtà sembra ogni tanto veramente che alcuni giovani così gavetta, forse una volta funzionava, adesso però no, in due anni vorrei fare l'amministratore delegato, sì, e il direttore, sì, generale, invece no, bisogna comunque faticare. Sì, bisogna faticare e iniziare comunque a testa bassa e solo così, come dicevano a me una volta, rubare il mestiere, no? Perché poi è quello che devi fare, prendere dagli altri il meglio. E farlo tuo. Bene, con questa pillola di saggezza, bene Veronica, io ti ringrazio, insomma ti ringrazio per essere stata qui con noi, ti rinviteremo poi il prossimo anno magari, grazie, per darci qualche altra pillola di creatività, come piace dire noi, quindi ringrazio molto Veronica Petrelli, consigliere ADMC Confindustria Cuneo, per essere stata qui con noi, e grazie molte cari amici, come sempre anche a voi che ci seguite numerosissimi, per cui vi do appuntamento a domani sera con un'altra sfida vincente. Ciao.